fine la mia nuova camera è finalmente tornata da tipo, non lo so, mesi e mesi che non faccio video. Ora volevo farvi vedere la tanto richiesta e tanto tanto attesa mia nuova postazione del trucco. Lo so, è la terza postazione che vi faccio vedere, ma come vedete dallo specchio ho cambiato cameretta. Ora vi faccio vedere la postazione. Praticamente uno dei regali dei miei 18 anni è stata questa qui. Questa stupenda ballerina, Lemnes di Ikea, se non mi sbaglio si chiama. Comunque una toletta, non lo so, chiamatela come vi pare. Allora, la maggior parte dei miei trucchi sono appunto qui. La cosa più carina e utile è il fatto che innanzitutto qui sopra c'è un praticissimo vetro, in modo che non, diciamo, non si sciupi. E poi qui c'è appunto questo cassetto che è una manna dal cielo. Iniziamo qui sopra, ho i miei pennelli, la mia vaschettina Sephora e qui in questo cassettino che è un po' tutto disordinato ci sono tutti i pigmenti che mi sono dimenticata di aggiustare, tutti i pigmenti, glitter e scotch che serve sempre. Qui c'è, vabbè, l'orologio che ho ricevuto dal mio ragazzo per il mio compleanno, che vi vorrei far vedere. Questo qui della Just Cavalli, ed è stupendo. E lo tengo qui. Qui abbiamo i pennelli da viso e devo comprare un'altra vaschetta Sephora. Ah, il parato vigorosamente rosa e a Barbie. Qui invece tengo tutte le cose per capelli, eccetto sta spugnetta, che non uso però sta qui. Poi vi faccio vedere un attimo il cassettone. Allora, l'unico problema è che, guardate, allora si apre fin qui, però il cassettone è tipo il doppio di quello che si vede. Qui ho messo tipo i miei bracciali, collane, no, la maggior parte è le collane, sì, ci sono solo le collane, a parte questo. E ho appoggiato il Fix Plus casalingo, le mie due creme. Qui ci tengo tutti gli ombretti, mono, singoli, palette, ciglia finte, eccetera, eccetera. E qui, lo so che sono molto disordinata, però lo spazio è poco. Qui invece tengo la mia palette dei correttori, quella 88, e poi ci sono tipo tutte le terre, blush, fondotinta, eccetera, eccetera, che è tipo un mucchio di cose nuove che devo farvi vedere. Parlarvi anche di questo fondotinta della Deborah che mi è piaciuto tantissimo. E quindi niente, ho comprato la colla per ciglia finte della Make Up Forever, ho comprato un bel po' di cosucce in questo tanto tempo di assenza. Ed è qui. Poi lì c'è. Oddio, scusate del mal di mare. Questo qui che è il mio un altro regalo di 18 anni che sarebbe un porto orecchini ed è lo trovo spettacolare. E qui sopra però ci ho messo anche due dei miei fiocchettini, qui ci tengo gli anelli. Qui invece, vabbè, è una cioè normalissima libreria che però qui ci tengo la mia cassettiera che non mi piace lì sopra perché non si addice per niente. Dove, vabbè, il primo cassetto tengo la base, anche di questa vi devo parlare. Che l'ho comprata tipo un mesetto fa e tutte le matite. Aspettate. Qui vabbè, eyeliner varie. Stessa cosa, un mucchio di cose nuove, tutti i mascara, rossetti e lip gloss. Mentre in questa scatolina ci tengo appunto tutti i bracciali. Poi tipo ho ricevuto anche quello di cui dovrò parlarvene. Ed è esattamente quello che sembra, uno stupendo trolley dal trucco. Qui non c'è nient'altro. Ah, e se riuscite a vedere la qualità nuova è grazie a lei. È la nuova arrivata che me la sono autoregalata insieme ai miei amici. E poi invece la cameretta praticamente vi faccio vedere uno sguardo. Sono tipo vicino alla porta, si presenta così. È abbastanza grande, la divido con mia sorellina di 9 anni, solo che tipo tutti gli armadi sono miei, eccetto questo qui ad angolo. E qui sopra ci ho messo lì i pupazzi perché non sapevo che metterci. Qui i profumi e i regali del mio 18esimo, sono tutti i regali qui sopra. Qui la mia sezione acquolina che si direbbe mi piace un tantino acquolina. Qui la sezione pupa e lì la sezione Cleo. Video stra mega veloce, anche perché comunque le mie cose le sapete, era giusto per farvi vedere la mia nuova postazione. Faccio vedere anche il lato scrivania, una scrivania molto 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 ampia, anche se in questo momento lì è un po' in disordine.
E lì c'è appunto quella sorta di libreria, me ne deve arrivare un'altra uguale, una cassettiera qui sotto. Appunto le tende rosa, l'armadio rosa, lì ci vedete mobili perché doveva venirci un altro mobile qui in mezzo, però hanno preso le misure sbagliate, tipo è stato un casino, l'hanno tolto perché doveva essere rosa, rosa, bianco, rosa, bianco, rosa. Invece c'è stato un casino, però vabbè, mi piace lo stesso. Quella lì è appunto, anzi adesso mi sa che ve la faccio vedere, aspettate. Eccolo qui, il regalo di mia sorella per i miei 18 anni, uno stupendissimo trolley da trolley per il make-up in finta pelle di coccodrillo, ovviamente. Porta ovviamente le chiavi e l'ho già usato per truccare. Aspettate, qui ho appoggiato un attimino il portapennelli. E lo pulire un pochettino, qui si apre e qui c'è tanto 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 spazio. La cosa più utile è che tipo io adesso non ce l'ho i trucchi per riempirlo, insomma sì, ho abbastanza cose però non da riempire questo, dai cacchio. Quindi la scorsa volta ho portato appresso solo questo qui perché praticamente si scompone da-dan, qui sotto è chiuso e qui invece ci sono tipo tanti tanti cassettini. Ops, la cordicella, sì, tanti tanti cassettini. E inoltre porta anche un'altra chiusura, quindi posso portarmi sia presso solo questo e sia solo quello. Qui adesso ci vedrete tipo le palettine che non uso più, che ci tengo buttate qui dentro giusto per salvare un po' di spazio. Vi devo dire la verità ragazze, è fantastico. Ritornando a noi, ho parlato tanto come al solito, devo assolutamente tagliare i capelli che tipo sono lunghissimi. Mi avete chiesto anche in tante la routine dei capelli, mi avete chiesto in tante di farmi viva innanzitutto, mi avete chiesto come è andato il compleanno, mi avete chiesto tante cose, tante tante cose, e mi ha fatto tanto 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 piacere. Il compleanno è andato tutta la meraviglia, è passato purtroppo già, e oggi sono andata a votare assolutamente tutti e quattro, e sì, perché oggi è il 13, Sant'Antonio, auguri a tutti gli Antonio. E quindi niente, la mia prima votazione da maggiorenne, non so che altro dirvi, perché parlo sempre tanto a bambera, questo non è un vlog ma una postazione del trucco, quindi vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e alla prossima ragazze, mi farò viva molto 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 spesso d'ora in poi, quindi un bacione, ciao!